Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leo 3 e bentornati su Tap Forest. Allora ragazzi, devo cercare assolutamente di... Non ho fatto la prova che vi ho detto nell'episodio prima, quindi la facciamo adesso assieme. Quindi mi servono un po' di rocce. Infatti sto cercando di caricare sta roba con le rocce. E... momento. Perché per fare le rocce mi serve un... No, aspetta, che se no non riesco a portare troppe rocce, ragazzi. Quindi coniglietto. Ah, guarda lì dove sono i coniglietti, hai visto? Vabbè. Comunque ce ne dovrebbe essere già uno pronto qua. Coniglietto. Eh sì. Mi dispiace, ma tu sei lo sfortunato coniglietto. Oh. Mi ha dato la pelle del coniglietto, non lo so. Allora, per fare la porta tipo rocce, dovrebbe essere tre pellicce di coniglietto, tre di queste e una di queste? No. Momento. Sono sicuro che il coniglietto c'entrava qualcosa. Aspetta, amico. Allora, borsa per rocce. No, non era questo. Non era col coniglio? Era con la pelle di cervo che si faceva. Nope. No. No, era col coniglio. Io ragazzi, io mi ricordo che era con il coniglio. No, borsa per rocce. Sì, è quella... No, per piccole rocce. Io voglio quella normale. Borsa per piccole rocce. No, aspettate ragazzi, io mi ricordo, e sicuramente non mi sbaglio, che mi serviva tre corde e tre di coniglio. Ah, cazzo, è giusto. Allora, tre corde, tre di coniglio e una di queste. Houston, abbiamo un problema. Allora, tre corde. Borsa per piccole rocce. No, borsa per rocce, ok. Che cavolo è quel coso lì? Non è quello di coniglio, ragazzi. Forse ne serve una solo. Vediamo. È il clot? No. Quello è il cervo. Cavolo è quella cosa lì? Ma hanno cambiato la ricetta? Cioè, serve quella del tipo cinghiale? C'è un cinghiale? Sì, ragazzi, credo che serva quella del cinghiale. Perché il clot c'è, ok? E ci siamo, sì. È tipo un maiale, ragazzi. Quindi vado a cercare un maiale in giro e vediamo se ce lo trovo. Vabbè, ci vediamo quando ho trovato maiale. Ma ha cambiato la ricetta. Porca cacciala. Vabbè. Allora, maiale, maiale, maiale. Ma dove cazzo stanno sti cinghiali? Sono tipo la cosa più rara che uno possa trovare su sto cavolo di isola. Di averli visti là dalla neve nella partita. Andiamo a vedere. Va bene, allora ragazzi, spiego cosa è successo. Non ho trovato i cavolo di cinghiali perché a quanto pare sono la cosa più rara e assurda che si possa trovare su The Forest. E diciamo che non li ho trovati. E quindi niente, ci carichiamo le rocce a 5 alla volta e si è visto, si è visto. Fortunatamente ne ho un po' sulla slitta, vedete che mi sto procurando qualche sasso un po' di qua e là. E vabbè, facciamo con quello che abbiamo e cacciamo, vieni qua. Oh, maledetto. Va bene, per questa volta si salva. La prossima volta non sarò così indulgente. Allora, intanto vediamo di vedere se sti cinghiali.
Ci sono in giro. Ah, sì. In realtà sì. Il cinghialo. Però non l'ho trovato. Cioè, è la cosa più rarissima. Che abbia mai visto. Poi c'è. Però l'ho trovato. Il cinghiale, no. Cardinale, cervo. Vabbè. Va bene. Ed è. Cinghialo. Non si può trovare. Allora, nel frattempo, prendiamoci un po' di resina. Ci sono delle piume? Sì, ci sono le piume. Attenzione. Tra piuma. Un'altra piuma. Un mucchio di piume. Perfetto. Fantastico. Allora. Adesso sì, siamo a posto per adesso. Ok. Mannaggia per la borsa. Quella che porta le rocce. Mettiamole. No, non ci stanno più. Quindi. Vabbè, facciamo che le mettiamo. Allora, eccoci qua. Perfetto. Non è male. Qua si può saltare giù. No, peccato. Però si può saltare di qua. Fantastico. Ok, la posso prendere e spostarla da qua? No, è bloccata in mezzo al... Ah no, sì. Vada, vada. Aspetta che la metto qua davanti alla porta, così faccio, diciamo, bene. Forse un po' troppo davanti alla porta. Vabbè. Allora, fai così. Troppe rocce. È a 5 la volta, sarà un casino però fare. Di sbrigarci. Vabbè, niente. Ma scusate, ma perché mi crescono i rametti in casa? Niente, distruggerò completamente la casa a forza di. Ok. Continuiamo a mettere roccione. Ok, uno l'abbiamo fatto. Niente, altro giro, altra corsa. Dai che abbiamo quasi finito, forte. Dai, prendile. Niente, quella roccia lì non ci vuole stare. Che è successo? Momento. Aiuto. Ok, la roccia. E dove la roccia? Perfetto, ed è spawnata la roccia. Ottimo! Ma perché? Prendiamo queste. Vai, vai. Perfettissimo. Ok. Vabbè, non viene proprio come vorrei io, però qualcosa diciamo che viene, eh. Qua viene un po' meglio. Altro giro, altra corsa. Le rocce. Dai, con le pietre. Ok. Ok. Vada, vada. Oh, guardate qua. È un lavoraccio, ma qualcuno deve pur farlo. Forza. Anche questo è andato. No, ne manca una. Maledetto. Perfetto. Oddio. Perfetto, mica tanto. Però. Ci siamo. Ok, adesso però il problema è che mi toccherà andarle a recuperarle. A recuperare le rocce che trovo in giro. Non che sia un problema, perché da quello che sembra. Le rocce spawnano a velocità assurda, quindi. Però è una rottura di balle stare lì andare a cercarle in giro. Mamma mia, quante che ne servono ancora. Oh. Vabbè.
Rimbocchiamoci le maniche, olio di gomito. Basta con sti cosi. Ok, andiamo in giro a cercarle. Ok, una, due, forza. Andiamo le pietre, sassi e andiamo. La cosetta non sta venendo male. Allora, tutte le volte che apro sta cavolo di porta c'è un problema. Vabbè. Dicevo, qui su The Forest c'è un. Cioè, sto facendo la casa, diciamo. Poi tra un po' cambierò casa, quindi mi trasferirò. Quindi nella vita reale cambierò casa. Faccio i video annuncio sul canale in House Flipper dove si restaurano case. Credo che stia diventando tipo un'ossessione questa cosa. Vabbè. Basta fare case, devo cambiare gioco. Allora, intanto cominciamo, ragazzi, ad andare avanti. Forza, eh? Rocce! No, io non vi taglio niente qua, ragazzi. Voi vi subite tutte le rocce con me. Eh sì, tutta la raccolta di rocce. Ma tutta ve la faccio subire, sta raccolta di rocce. Ma guarda, non taglio neanche. No, stavolta non taglio veramente. Allora, siamo stanchissimi. Forse è il caso anche di andare a mangiare. Ok, non so quante ne mancano ancora. No, 15. Gli altri 3 giri. E poi abbiamo fatto. Però prima. Devo mangiare qualcosa. Se no non corro. Ok. Via di sta cosa. Via di sta acqua. Butta sul fuoco. Là, ok. E vai col coniglio. Vai con la carne. Un mucchio di carne. Perfetto, ho riempito la pentola praticamente. Vai. Vai. E ragazzi, intanto che si cuoce, facciamo un ultimo giro. Ok, un 3, 4, 5. No, basta. Siamo troppi. Troppo, troppo. Porca, c'è la miseria per quel sacchetto. Va bene. È pronto? Vai, mangialo. Oh, adesso sì. Siamo un po' rinfocillati. Niente, tutte le volte che apro sta cacchio di porta c'è sto problema. Non so perché. Cioè, io lo vedo durante la registrazione in realtà, quando non. Siete con un cambio di luce? Boh, non lo so. La casa buggata. Vai. 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 Aspetta che entro da questa volta. No. Qua adesso è tutto a posto. Usa la porta quella, forse. Ok, mancano 7 rocce. Vediamo un po'. Così. Un lavoraccio, un lavoraccio. Allora. Ok, stavolta tutto a posto stavolta, sì? Bene. Ok ragazzi, allora adesso finiamo questo lavoro qua. Poi innanzitutto vediamo come viene. E poi credo che ci saluteremo. Ok, le rocce siamo a posto, ma si prende neanche qualcuna in più, ma che te frega. Tanto ne bastano due. E sì, le devo mettere qua. Perfetto. Perché tutte le volte che io apro questa porta, ragazzi, non. Non lo so, mi salta il frame. 2 frame avanti mi salta. Boh, vabbè. Ok. Beh, questo tetto qua fa un po' schifo, ma. Anche qua mi servirebbero delle rocce. Però magari queste me le metto off camera. Ok. Beh, non è male però, eh. Aspetta un attimo. Provo a metterle. Non è male, c'è anche.
questa specie di archetto qua sotto, che non mi dispiace in realtà. Di tirare via un po' questo. Sì, si può tirare via, perfetto. Questo qua lo tiriamo via. E anche questo se possibile. E anche questo. Prendimelo. No, me l'aveva preso. Ok. Vai. Ok. E qua ci metterò le rocce qua. Ma lo farò off camera. Sicuramente, giusto? Sì. Non mi dispiace, ragazzi, non mi dispiace. Ma proprio per niente. Qui, vabbè. Lasciamo perdere. Allora, visto che è buio, ragazzi, io direi di concludere quell'episodio. Ci salutiamo. Nel prossimo episodio vedremo anche di fare un po' di arredamento, perché sarebbe anche ora. Intanto io finisco di fare quelle rocce. Sì, credo di sì. Va bene. Ok ragazzi, spiego solo l'ultima parte perché probabilmente non mi avete sentito, il microfono è andato un po' a puttane perché vabbè, a mignotte è andato, no? Quindi niente. Allora, ho sostituito la batteria, adesso funziona. Allora, qua avevo detto che sembra che stava venendo bene, non so se l'avete sentito o se l'avrò tagliato, perché ho fatto queste due arcate qua e mi sembra abbastanza buono perché, vedete, mi fa tipo da arcata, mi passa sotto, sì, non è male. Il problema è che qua bisognerebbe coprirlo decentemente, ma adesso vedrò. Ok? Qui purtroppo rimarrà per forza il buco che ci devo fare. Anche qua, ai lati, rimarrà il buchetto, ma vabbè, non è un problema. Ok? Allora, qua io ci vorrei fare una specie di camera da letto. Perché qua ci faccio un tipo una camera da letto, con qua il cucinino, qua la zona dove si mangia. Anzi, qui la camera da letto e qua un tipo un osservatorio, non lo so, e qua tipo la cucina dove uno va a mangiare, di si va a rifocillare, eccetera, eccetera. Altrimenti potrei fare la camera da letto qua, qua l'ingresso, lì l'osservatorio e qua sotto invece ci faccio salottino con cucina open space. Esatto, e qua ci stava tipo un bagnetto forse. Non lo so, qua c'è il nostro ripostiglio che oramai è già fatto. Sì, il nostro sottoscala qua. Qua uno potrebbe metterci la mensola con due robe, tipo. Vabbè, aspetta, non c'è una luce qua. Sì, io ho il mio accendino, giusto? Ecco qua. Io vi faccio, perché sennò non vedete niente, ovviamente. Ok. Sì, qua, vedete, ci sta una mensola qua. Sì. Perfetto. Ok. E niente. Vaffanculo, tutte queste piante di merda. Ok. Poi prima o poi la sfonderò sta casa. Vabbè. E insomma mi verrà in mente qualcosa, ragazzi. Io qua ci tirerei una parete. Se il gioco me lo consente, io qua tirerei una parete. Qua. Proprio così. Tac, con una porta. E qua c'è il nostro balconcino. E niente, a posto. Ci vediamo al prossimo episodio di The Forest. Ciao a tutti, ragazzi. Un'ora e 4 minuti che registro. Non male. E stiamo morendo. Grandissimo, come sempre. Grazie a tutti per aver visto il video. Ciao ragazzi.